dal paziente. Se uno ha bisogno di fare il trapianto di fegato, di cuore, non è che lo prendi al bar e dici: dai, vieni da Franceschino che ti fa il trapianto, tra una plastica al sedere, una al seno, fa anche i trapianti di cuore. Questo è quello che succede in soldoni in certe cliniche, ovvero che loro si trovano a curare pazienti che non sono adeguati alla strumentazione, preparazione e background dell'equipe, non hanno magari equipe. Allora lì inizia la cura pericolosa. Quando non c'è, praticamente non collima l'offerta con la domanda. Perché quando tu, perché sei ricattato, devi curare tutti, se no non te ne mandano più, c'è il rischio che curi bene. Perché se è capitato nel posto giusto, la persona giusta con l'equipe giusta, oppure che l'equipe fa un qualcosa con trattamento limitato, o long four su un paziente che deve ricostruire osso, o long six su un paziente che deve fare zigomatici. Non sono pronti, autorizzati, non hanno anestesia per fare zigomatici. Quindi vendiamo e vendili lo long four, lo long six, tanto regge uguale, però è un trattamento sottodimensionato. E anche perché magari lo zigomatico costa il 30-40% in più e la gente che gliel'ha portato pur di per non perderlo gli dice: curamelo uguale, non importa quello che fai, io voglio i miei 1000 euro ad arcata, se no te lo porto da un altro, eh? Ok, questo è quello che succede. L'intermediazione è la cosa più pericolosa che c'è, per questo motivo, perché l'equipe medica si trova ricattata poi, ok? Questa persona è venuta qua e ci chiedeva il 10% per i pazienti che ci avrebbe portato. Io ho detto: ok, fallo cantare, così produciamo materiale per l'inchiesta. Allora, attiviamo tutto, le telecamere, iniziamo a registrare. Lui voleva il 10%, guarda che se no li porto da un'altra clinica. Guarda, sono già stata a quella clinica, loro mi fanno il 10%, però il laboratorio mi piace più il vostro. In fondo era un paziente che si aveva scelto noi perché lui aveva fatto la ricerca, voleva collaborare con noi. Ma disposto a screditarci e magari a portare pazienti molto complessi in cliniche che non sono adeguate. Ok, questo è pericoloso. Questo è molto pericoloso. Il turismo medico, oggi vi parlo di un argomento che per me è veramente caro, perché è stata la chiave, possiamo dire, la chiusura del cerchio di tutto quanto. Se io non avessi sempre detto di no agli intermediari, non mi sarei obbligato alla strada dell'eccellenza. Ok, ma mi sarei accontentato. Ho detto: tanto ci pensano loro a portare i soldi, noi dobbiamo solo lavorare. Quando invece io dico no, questo eticamente non è corretto e soprattutto io non voglio i problemi che ci hanno avuto le altre cliniche che avevo intervistato, che me l'avevano detto chiaramente, okay, queste altre cliniche, ma avevano detto: guarda che noi qua abbiamo un problema, ovvero noi abbiamo 150 operatori, abbiamo un ristorante sempre affollato, ma stiamo servendo minestrine. Cioè, al tavolo si servono minestrine e poi tutti la vogliono diversa, la minestrina. Quindi non solo abbiamo 150 operatori, ma abbiamo un laboratorio ingolfato, una cucina ingolfata. E ho detto: ma io voglio fare il contrario, a me interessano solo le cose d'eccellenza. Eccellenza la puoi raggiungere solo se fai una cosa e ti specializzi in maniera verticale, non puoi fare orizzontale. Orizzontale sei un tuttologo. Faccio devitalizzazioni, cariette, un po' di apparecchietti, un impiantino, poi faccio uno zigomatico. Non mi riesce, non siamo specializzati, non abbiamo i macchinari. Perché non abbiamo i macchinari? Perché abbiamo spese alte. Quando un motore disperde molta energia, non è performante. Quando non è performante, fa 4 km al litro, non ne fa 40. Quando invece tu hai una cucina che fa solamente, che ne so, la paella. Sono specializzato in risotti, faccio solo risotti. I miei chef sono specializzati solo in risotti e hanno fatto i corsi solo su risotti. Non chiedete il pesce perché non ve lo sanno fare. Ok, meglio se andate al ristorante di pesce. Allora in quel caso io cosa inizio? A ottimizzare e creo gap, stacco rispetto a altre strutture che nel mondo fanno quel tipo di trattamento. A un certo punto noi saliamo sulla montagna e iniziamo a essere visti. Quella è la chiave di tutto. Oggi ho parlato di questa lezione perché ieri sera c'era di nuovo una persona che è venuta qua. Sono stato io, quando vengono queste persone, non è che li mando via, li faccio sedere perché sono delle persone che hanno bisogno di essere aiutate.
Ok, proprio a non buttare soldi, perché so persone queste che vogliono crearsi un lavoro, vogliono iniziare a investire soldi, fare pubblicità, creare la squadra, però quello che non sanno è quello che vi spiego adesso, cioè che nel settore sanitario, come nel settore tecnologico, c'è un rapporto di 40 a 1 su chi ce la fa e gli altri che falliscono. Significa che prima di trovarne uno che tutte le cose le fa bene, ci saranno 40 che falliscono, che buttano i soldi o che fanno delle cavolate, che hanno problemi poi dopo. Lo stesso è per la tecnologia, ok? Ci sono i blockbuster, Apple, Microsoft e poi ci sono tutti gli altri. Oppure, e per esempio nel turismo medico, nella sanità, ci sono le cliniche più attrezzate che prendono tutto e qua ci sono due pazienti ogni 3 mesi, un paziente ogni 4 mesi, un paziente all'anno, 0 pazienti o ogni tanto gli amici degli amici. Perché questo? Chi cerca le cure specialistiche, parliamo di cure iperspecialistiche, okay, come la ricostruttiva completa della bocca, il trapianto di fegato, oppure la gamba bionica, sono cose che non è che vai sotto casa e c'è Franceschino che ti fa la gamba bionica, devi cercare. Okay. E questa persona è venuta e mi ha detto: bravo ragazzo, questo, ci siamo conosciuti sul gruppo, io sto su tanti gruppi, ogni tanto lancio l'esca lì sui vari gruppi perché così attiro i cervelli, che poi sono quelli che lavorano con noi. E lì lui mi ha detto: guarda, sono interessato a venire a chiedere perché vorrei fare questo e vorrei un tuo parere. Io ho detto: vieni, ti do un parere. Ho detto: guarda, sono un anno fa abbiamo pensato di raccogliere tutte le mail dei dentisti italiani e chiedergli: guardate, ci mandate i pazienti come questo dentista e noi vi diamo una percentuale. Molti ci mandavano a quel paese, in 4 su 2000 ci hanno risposto. In 6 mesi ci hanno mandato solo due lastre, curati zero pazienti. Guarda, ho fatto di tutto, ho cercato pazienti così, ho provato a cercare pazienti così, ho cercato pazienti cosa, perché così faccio lo stipendio, eccetera. E gli ho detto: vedi, il problema è che tu stai cercando pazienti, ma funziona al contrario, tu devi farti trovare dei pazienti, non devi andare a cercare a carne da macello. Tu devi salire nella montagna. Per salire nella montagna il percorso è lungo. C'è sudore, fatica, rinunce, tanti no, no, no per dire di sì a qualcos'altro. Non uscire il weekend, fare i viaggi, pagarsi la formazione, cercare, recruiting, provare, protocollare, c'è tanto. Allora poi ti posizioni là, cioè non è che arrivi qua, io non è che sono arrivato a fare questa clinica perché, per caso, ma perché avevo accumulato, li vedete qua a monitor, più di 100 consigli di cliniche che lavoravano da 20 anni. Sommati, sono circa 2000 anni di esperienza. Okay, 2000 anni di esperienza accumulate mi avevano detto come le cose vanno fatte e come non vanno fatte. Io ho semplicemente applicato i consigli di persone che già avevano avuto successo e mi avevano detto: le reti, guai, guardatene. Guardatene perché poi non cresci, rimani piccolo così e sei un, come si dice, un generalista. E ho detto: ma io vado fuori dalla Sardegna per fare qualcosa di più, non per fare il generalista. Il generalista lo posso fare lì, a Cagliari, ma se io me ne vado, accetto di lasciare, di farmi una vita lontano dagli affetti, la famiglia, lo faccio per fare qualcosa di grande. Allora era andata a vedere le cliniche iperspecializzate e tutte avevano questo in comune, che loro avevano marketing interno, okay, servizi assistenza interno, assistenza dopo le cure interna, tutto loro c'hanno, non vanno a delegare a altri il tipo di trattamento con cui loro ogni giorno devono avere a che fare. Io decido che tipo di cure fare, non posso sperare che, speriamo che mi arrivi quel trattamento che so fare. Io devo essere padrone dell'eccellenza.